Ragazzi, oggi mi vedete sudato come una scrofa in calore. Nel senso che è tutta quanta accaldata, cosa pensate, ma veramente? Perché oggi dobbiamo, oltre al caldo, dobbiamo affrontare un canyon che io avevo visto, eccolo qua, il canyon da queste parti qua. Allora, oggi sarà un'impresa difficile, questa è una spedizione nella quale dobbiamo essere pronti. Intanto iniziamo anche a scendere. Però, come potete vedere qua al mio fianco c'è il mio amico Strizza la Pizza. Perché si chiama così? Perché quando è nato, è nato perché appunto qualcuno ha strizzato una pizza, ok? E non so come possa essere possibile una cosa di questo tipo, ma voi dategli corda, ditegli che gli credete. Tanto a me ha detto così, ma ovviamente non gli credo. Però io gli dico sì, strizza la pizza, sei tu, no? Cioè, ovvio, tutti quanti sanno il metodo dei bambini, strizza la pizza. Allora, però io là in fondo non è che vedo molto, quindi come dici strizza la pizza? Che ci sono tanti mostri. Beh, tu sì che sei arguto, sì, cioè, veramente, vedi un sacco di cose, ma veramente, Donisiani, ma, cioè, più stupido di lui non c'è. Allora, strizza la pizza, io te lo dico chiaramente, devi stare, cioè, nel senso, devi fare il bravo, ok? Perché oggi siamo qua, no, allora, non sei bravo, perché adesso lui mi sta anche parlando, Donisiani, non so se riuscite a sentirlo, è proprio qua di fianco, voi lo vedete, no? Mi sta dicendo che sono una cosa che non si può dire, no? Un uccello, però... un uccello un po' più volgare, ecco. Non è che posso... Oh, caspita, ecco. Strizza la pizza, è tutta colpa tua. Porca miseria, altro che Gian Giuberto, fra poco. Adesso guardate che questo è il nuovo Gian Giuberto, io ve lo dico, Strizza la pizza, porca miseria. Allora, vabbè. Voi, mi raccomando, nei commenti, cercate di non strizzare troppo la pizza, perché se strizzate la pizza dopo, poi dopo gli date troppa corda. Non va bene, non va bene. E tipo, avete presente quegli amici antipatici? Ecco, strizza la pizza è così. Oh, cosa? Che poi adesso mi sta pure picchiando, ma veramente. Comunque qua abbiamo trovato del ferro. Allora, strizza la pizza, stai fermo. No, sei una scrofa, ok? Sto parlando ancora con il mio amico strizza la pizza, sì. Va bene. Allora, quindi là ci sono degli zombie. Però, secondo me, gli zombie possono essere evitati perfettamente. Perché? Oh, caspita. Vabbè, senti, ma noi stiamo scendendo da mezz'ora e non siamo ancora a terra. Ma che cavolo è sto canyon? No, però è impossibile, scusatemi. Cioè, ci sono troppe cose qua. Aiuto. No, forse è tutta l'influenza di Gian Giuberto. Di Gian Giuberto, a me viene da fare un routine. Vedete, questo dice di non fare i routine. Com'è possibile che sia scomparsa la lava? Forse perché l'ho tolta io. Però perfetto, qua abbiamo altro ferro, ovviamente. Ehi. Ma cosa? Ma sei pazzo? Ma sei pazzo completamente? No, ehi. Ale, esplode pure. Ma lo sapete che è un mio... Io adesso vi racconto questa cosa. Allora, io, tanto tempo fa, feci tennis. E c'era un mio professore che diceva, Ale. Quando tipo, Ale, vai. E io, vabbè, non è un professore, è un insegnante di tennis. E insomma, cioè, da lì ho preso questa cosa che dico a lei sempre praticamente, no? Non è vero, non lo dico sempre, però a volte mi ricordo e lo dico. Però, scusate, ma da questa parte è tutto buio. E io non è che voglio continuare con il buio, cioè... Nel senso, dobbiamo essere chiari qua, Allora, io voglio la luce, o creatura. Quindi dammi immediatamente la luce, ora. Attenzione, perché questi ci possono buttare giù nella lava. Eccoci, tipo, questo qua stava facendo brutte cose con il suo amico. E beh, giustamente voi potete fare le cose che fate, però cioè nel senso senza dar fastidio a me, che cioè ovviamente io poi mi stava picchiando, avete visto? Tipo questa strega è venuta a picchiarmi. Cioè, come si permette questa strega? Ma io veramente sono scioccato. Comunque quegli zombie stavano, cioè mi stavano picchiando, ma non si fa allora. Potete essere pure amori, però non è che mi dovete picchiare, perché altrimenti poi dopo Duni si arrabbia. Allora strizza la pizza, tu c'hai tanti amori, quindi stai zitto, proprio strizza la pizza pure, mamma mia. Ha un sacco di amori, lui non si ferma mai. Vabbè, però giusto, è bello amare, vabbè, parliamo bene in italiano, grazie. Bene, parliamo bene. Oh, caspita, mi si è rotta la crafting table, cioè volevo dire sì, il piccone, certo. Devo craftare però una crafting table. Se mi sentite parlare un pochino più a bassa voce, è perché ovviamente, e dico ovviamente, sto registrando di notte, alle 12 di notte. Perché Dunis ovviamente è molto organizzato, no? Però potrebbe darsi che
per una settimana io possa provare a fare due video al giorno, brutti birbantelli, perché me la, ho visto che me l'avete chiesto in tanti. E io non so se è fattibile una cosa di questo tipo, perché io vi ricordo che faccio anche la scuola, Cioè, sono tantini due video al giorno, però se volete posso provare a farlo per una settimana. Ma scusate, ma qua continua? Ma quello è il posto? No, vabbè. Ma che caspita, ma stai scherzando? Già che non si vede niente. Dai, per favore, non si vede niente. Porca miseria. È tutta colpa di strizza la pizza. No, silenzio tu. È veramente, guardate che antipatico, Cioè, voi non so se lo sentite. Beh, sicuramente lo sentite perché sta parlando qua nel microfono. Adesso si sta vedendo anche in telecamera. Lo riuscite a vedere, no? Sì, certo, pure io lo vedo. Praticamente questo strizza la pizza ha detto che sono un po' uno schifo a giocare a Minecraft. Ma non è vero, io so giocare. Allora, silenzio, strizza la pizza, perché io non sono qua a farti da servetta, prima di tutto. Precisiamo questa cosa, anzi sei tu in realtà qua a farmi da servetto. Quindi, prego, gioca tu adesso, basta, adesso basta, adesso giochi tu. Ecco, non sei, no, stai scherzando, ma sono stupido, ma ho buttato tutto. Sono letteralmente, per fare sta cacca, diciamo che ho buttato tutte le mie armi. È molto intelligente. Comunque, no, dicevamo, strizza la pizza, adesso giochi tu. Ok, sta giocando lui, perfetto. Vai avanti. Attento a non cadere, stupido strizza la pizza. Ma cosa stai facendo? Ma non ti vedi? Non ti vedi? Ma cosa sta facendo? Ma scusate, Dunisani, ma è stupido. Ma guarda, ma sta camminando sul muro. Veramente, ma strizza la pizza, ma stai fermo, che gioco io, che non sai giocare, veramente. Ma io veramente non so, questo strizza la pizza. Ma scrivete nei commenti no a strizza la pizza, perché non sa giocare, cioè... Boh, vabbè, poi si crede di essere Gian Giuberto. No, a parte che Gian Giuberto fa schifo, però Gian Giuberto è sicuramente molto più potente di strizza la pizza. Strizza la pizza è solo uno scemo. Quindi, non farmi arrabbiare, strizza la pizza. Avvertimento da... cos'è? Ma sei pazzo? Questo è stato strizza... Guardatelo, è qua dietro l'angolo, strizza la pizza. Beh, lui giustamente, no? Cosa dice? Porca miseria, adesso mi devo vendicare di Dunis, quindi gli mando uno scheletro kamikaze. Va bene, ok. Però, la vendetta a volte è un'arma a doppio taglio. Non so cosa voglia dire questa frase. Nel senso, la vendetta a volte fa male, non fa bene. Soprattutto quando... ma cos'è? Poi la vendetta è un piatto che va servito freddo. Tutti sti detti qua che io non so manco cosa voglia dire. Ma perché un piatto che va servito freddo? Cosa vuol dire? Spiegami. Non è molto, molto chiara questa. Boh, ok, servito freddo, va bene. Comunque non ne ho idea, non chiedetemi. Cioè, boh, ok, se sapete scrivetemelo nei commenti. Però ovviamente io accetto ogni vostro singolo consiglio. Però ora, oltre a sudare come una scrofa in calore e come strizza la pizza grossa, praticamente adesso dobbiamo andare su, perché dobbiamo depositare tutte le cose che abbiamo trovate nella cesta. Ok, perfetto, allora siamo arrivati. E allora, dunque, qua abbiamo un sacco di cose, ok? Cioè, già non ho parlato per mezz'ora e già mi sono impappinato del tutto. Vabbè, per mezz'ora si va per dire, per qualche minuto. Ok, perfetto, allora adesso mettiamo a cuocere il ferro qua, in teoria, in queste fornaci qua. Ecco, per esempio, qua c'è del cibo. Poi dopo qua, in teoria, ci dovrebbero essere altre cose molto buone, si spera. Cosa sto facendo? Vabbè, ok. Allora, abbiamo trovato, in realtà non molto. E forse, allora, perché i diamanti li avevo trovati nello scorso episodio e... Ma dove sono? Ah, ok, eccoli qua. No, infatti dicevo io, oh mio Dio, dove sono finiti i diamanti? Però i diamanti io spesso li trovo scavando, tipo, così, no, tunnel dritti a livello 12. Come il modo classico, però è quello che funziona sempre, almeno per me. Poi a volte li trovo in miniera, ma non... Cioè, non sempre, quindi... Magari per la prossima volta mi metto un po' a scavare qua. Magari trovo dei diamanti, così, capito? Cioè, immaginate già avere l'armatura in diamante, E beh, è bellissimo un'armatura in diamante, no? Cioè, voi che dite? Io ho sentito un rumore comunque, Io mi sto inquietando. Allora, andiamo, prima di tutto dormiamo perché ho visto che fuori è notte. Poi andiamo a dare un'ultima esplorata al nostro villaggio prima di concludere il video, perché abbiamo ancora un pochino di tempo. Allora, praticamente qua è cresciuta tutta la piantagione. E io direi, vabbè, ci sta la piantagione, è bella. Però io non ho voglia di raccoglierla, ovviamente. Ovviamente lo farò off camera, non è che... No, cioè, non è che sto qua a raccogliere. Però allora, io qua la casa albero, io sinceramente non so come farla, perché questo potrebbe essere un
piccolo problema, una piccola situazione che abbiamo da risolvere, perché io sì, so costruire, però diciamo che so meglio copiare a costruire, ecco. Quindi dobbiamo, cioè devo un po' cercare su, no, su YouTube dei tutorial, no? Che mi dicano, guarda, si fa così, si fa cosà, si fa cosù la casa. E io la faccio, perché non è che la so fare da solo, però. Io intanto qua sto vedendo tipo dei cavalli. Ma sapete, allora, peccato che non abbiamo la sella. Peccato, cavolo. Beh, giustamente. Tutta colpa tua, strizza la pizza. No, veramente, scusate, ma Dunisiani, ma... Cioè, possiamo, cioè, fare, diciamo, un commento, una cosa contro pizza la pizza. Spizza la pizza, come caspita si chiama? Dimmi un po'. Strizza la pizza, ok, perfetto, ha detto giusto. Scusami, non mi ricordavo. Ah, mi ha dato uno schiaffo. Ma come? Allora, porca miseria, adesso ti do un pugno, sai? Guarda te, io veramente... No, è solo a terra adesso, Dunisia. Se ve lo state chiedendo, è a terra adesso. Perché io veramente non ne posso più di questo strizza la pizza. Cioè, come ti permetti? Ma guarda tu. Adesso uso i poteri di 11, di 11. Eh? Avete presente, no, di Stranger Things che fa tutto... Ah! Vabbè, insomma, basta, perché qua ci stiamo dilungando troppo. E no, non va bene dopo. Quindi, a parte i miei scleri mentali, no, perché... dicendo queste cose ho paura anche che mi mandino in ospedale psichiatrico. Forse dovrei prendermi uno psichiatra personale. Beh, giustamente, quando serve, giustamente c'è, cioè no, c'è da ammetterlo. Quindi, grazie per aver guardato questo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete "e luce fu", ok? "E luce fu" nei commenti, mi raccomando, "e luce fu" nei commenti. Così vi do il cuoricino. E vi voglio tanto bene. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. No, ora non è che sto dicendo che dovete andare sulla campanellina, no, sul coso dove c'è scritto iscriviti, premere, cliccare. Non sto dicendo questo, non sto dicendo che dovete andare là. Però sicuramente adesso c'è qualcuno che lo farà, perché molti lo state facendo, veramente stiamo diventando un sacchissimo, quindi grazie mille a tutti quanti. Quindi è bellissimo tutto questo, veramente bellissimo, è epico. È stratosferico essere in così tanti, e quindi niente, sono felice. Quindi grazie per aver guardato questo video della Vanilla Dunisiani, e noi ci vediamo al prossimo video. Schiocco magico di Dunis, ciao.